Questa assemblea casca in una... un momento storico particolare per noi, per tutti. Abbiamo già parlato ampiamente, il referendum ne avrete le palle quadrate piene, come hai detto bene Brondino. Però sostanzialmente, girando e passando in tutti i gazebi e tutti quelli in cui si riusciva, tutte le assemblee in cui si riusciva a partecipare, sostanzialmente la gente che vi verrà poi a dire no, io voto sì perché, vi farà queste due o tre obiezioni, che sono: uno, sul risparmio di 500 milioni, 600, chi dice chissà quanti, le cifre poi dopo si sovrappongono. In realtà la ragioneria dello Stato, della Camera, ha detto che sono 50 milioni. 50 milioni quanti sono? Esattamente come ho detto prima, il risparmio di 80 centesimi, meno di un caffè per persona. E quindi qua dobbiamo capire, come hanno detto prima di me, se vale la pena rinunciare al caffè per perdere l'autonomia, perdere l'identità, per perdere il diritto di voto, perché di questo poi sembra parlare. Dobbiamo parlare alla gente che ci viene a dire cosa devo votare a questo referendum, del fatto che andiamo a snaturare l'ennesimo ente intermedio tra lo Stato e il Comune. I comuni ci stanno ammazzando, lo sappiamo benissimo, abbiamo un ex sindaco come Giorgio, abbiamo un sindaco attuale come Federico Gregorio, io nel mio piccolo faccio quello che posso da consigliere comunale e vediamo le difficoltà in cui i comuni si trovano tutti i giorni, dai tagli lineari che prende lo Stato. Ci troviamo a fare gli esattori per conto dello Stato, perché IMU, TASI, alla fine vanno per metà allo Stato. Qui dice, ma c'è di nuovo aumentato la TARI, eh sì, ma chi lo dice? Che per esempio un comune come Genova ha dovuto ridurre gli investimenti da 200.000 a 100.000 euro in un anno. Ovvio che poi dopo da qualche parte bisogna riprenderli, eppure questi trasferimenti sono quelli dello Stato. Lo Stato che, secondo l'articolo 5 della Costituzione, dovrebbe tutelare le autonomie in ogni sua parte, però è un articolo, restano parole scritte e basta. Cosa fa questa riforma? L'hanno già spiegato ampiamente prima. Ammazza l'autonomia. Questa volta tocca alle regioni. Da circa 70 competenze lasciate alle regioni, circa 60 se le prenderà lo Stato e ne rimarranno 10, sostanzialmente la pianificazione urbanistica e poco altro, qualcosa sulla cultura di non ben specificato. Sentivo un intervento molto ben spiegato dove si parlava di cultura e turismo, che per come è scritta questa riforma, secondo gente sicuramente molto più informata e che ha studiato molto più di me, diceva che è scritta male. Per esempio prendo Gustavo Zagrebleschi, per esempio, diceva in tantissimi suoi interventi che questa Costituzione è scritta malissimo, che potrebbe essere soggetta ad interpretazioni. Probabilmente gente come Benigni, che fino al 2006, quando ci troviamo di fronte a un altro referendum costituzionale, quello per approvare la nostra devolution, diceva che questa è la Costituzione più bella del mondo e che non doveva essere toccata. Nel 2006 avevamo fatto la devolution, eppure c'era anche la riduzione del numero dei parlamentari, eppure c'era anche una sforbiciata ai costi, quelli veri però, quelli per esempio dei barbieri, quelli per esempio di tutto l'apparato che mangia e per i quali noi diciamo da anni e lo continuiamo a dire a Roma ladrona. Eppure c'era quello stesso PD che ai tempi si chiamava DS, che si chiamavano Margherita, cristiani di sinistra, che davano contro questa riforma perché la Costituzione era la più bella del mondo. Cosa c'era che non andava? Forse c'era troppa autonomia, probabilmente sì, probabilmente c'era troppa autonomia in quella Costituzione. Allora cosa ha fatto? Beh, facciamo la cosa contraria, togliamo l'autonomia. Torniamo a far tornare le regioni delle scatole vuote, come succedeva quando sono state istituite negli anni 70, quando erano solo un postificio per amici degli amici che faceva ordinare l'amministrazione e poco altro. Come dice bene Riccardo Molinari nei suoi innumerevoli tour in giro per il Piemonte, e per il quale secondo me, già solo per rispetto nei suoi confronti, dobbiamo batterci ogni minuto, ogni giorno, per fare almeno un decimo di quello che sta facendo lui in giro per il Piemonte per spiegare le ragioni del no a questo referendum. Cosa ci diceva? Diceva che con questa autonomia, praticamente tutto quello che concernerà il fatto del risparmio e tutte le competenze che vengono trasformate, che vengono trasferite allo Stato, il fatto che non possiamo più decidere poi noi, come succede con le province,
per esempio, alle province hanno tolto il diritto di voto. Per cosa? Per risparmiare sui consiglieri regionali, saranno sui consiglieri provinciali, saranno mica i consiglieri provinciali. Il lago della bilancia a livello di provincia, a livello di bilancio. Quindi una sfida importante è quella sul referendum, e a noi come leghisti ci tocca profondamente, perché come dice sempre Riccardo Molinari, si tornerà probabilmente, si vincerà sì, indietro di 30 anni. Perché? Perché quando noi avevamo 5-6 anni, quindi non potevamo esserci nel 96, Umberto Bossi si inventò, fece prendere coscienza a un popolo che era il popolo padano, e salì sul Monviso nel 96. In quella spinta, quando c'erano 1,5 milioni di persone su tutto il Po, fino ad arrivare a Venezia, 1 milione di persone che reclamavano l'autonomia, che reclamavano il fatto di essere vessati, come per esempio succede adesso, il Nord che sta con assegno di circa 100 miliardi per i servizi inutili del Sud, gli sprechi del Sud e di altre zone d'Italia. Ci fu una presa di coscienza di questo popolo, dicevo prima. E quando questo popolo prese coscienza, 3 anni dopo, i governi di sinistra riformarono il titolo quinto. E riformarono il titolo quinto dando un minimo di impronta federalista a questo Stato. Siamo arrivati noi al governo 6 anni dopo. 6 anni dopo abbiamo provato a dare ancora un'impronta ancora di più federalista. Il nostro DNA è quello della Lega. Autonomismo, federalismo, indipendentismo, chiamiamolo come vogliamo. Vogliamo essere padroni a casa nostra, chiamiamolo come vogliamo. Noi siamo attaccati ai nostri territori. Ed è quello che vogliamo noi. Quello che, per cui ci battiamo, quello per cui facciamo associazionismo nel nostro paese. Credo che il sogno di ogni leghista sia quello di andare ad amministrare il proprio comune, perché per poter dare il proprio contributo al proprio paese. Adesso si potrà fare tramite associazioni, si può fare tramite associazioni culturali, associazioni ludiche, si può entrare in Croce Bianca, non so, ci sono tantissimi modi per dare del proprio nel proprio comune, nella propria terra. E noi come giovani padani lo sappiamo fare molto bene questa cosa qua, perché guardando la sala e conoscendo la storia di quasi tutti di voi, so perfettamente quanto vi impegnate nelle scuole o nei circoli, nelle associazioni del vostro paese, chi in comune, chi negli anni ha fatto un percorso di crescita all'interno del movimento. E questo è stupendo secondo me. Mi ricordo quando abbiamo fatto quell'assemblea provinciale a Votignasco. E a Votignasco, altro che i discorsi erano da 1 minuto e mezzo, 2, perché veramente non si sapeva che cosa dire, era la prima volta che si parlava davanti a un pubblico. Non è tutto così scontato, nessuno nasce imparato, ci mancherebbe ancora. Si impara anche a far passare certi concetti, si impara a fare gruppo, si impara a essere giovani padani. E questo lo dobbiamo a chi prima, cioè sia nessuno, o come dicevo prima, nessuno nasce imparato, questo lo dobbiamo a chi prima ci ha insegnato come si sta in Lega. Cosa comporta anche i sacrifici che bisogna fare, sacrifici affettivi, sacrifici di lavoro, sacrifici di mezzi, denaro, perché poi a girare non è che la benzina te la mette qualcuno, bisogna pur sempre pagare, l'autostrada pura. E questa roba qua però sono cose che ci fanno crescere, sono cose che fanno crescere e prendere consapevolezza tanti giovani, come tanti altri prima di noi hanno fatto prendere consapevolezza noi di dove vogliamo andare. Secondo me quello che dobbiamo fare noi è prendere coscienza del fatto che se la Lega deve investire sul movimento Giovani Padani per avere un ricambio naturale all'interno del movimento, i Giovani Padani devono investire all'interno delle scuole, devono andare negli oratori, devono andare in tutti quei posti dove i giovani si ritrovano per potersi dare un ricambio anche loro. Questo è importantissimo. Trovatevi sempre un sostituto, un successore, qualcuno da fare crescere, che non può essere, che non deve essere necessariamente l'amico, perché magari poi ti arriva il ragazzo o la ragazza che ha capacità, che sveglia, e questa ragazza qua, questo ragazzo qua è funzionale al movimento, il fatto che bisogna farlo crescere senza tappargli le ali per paura che poi potrà un giorno prendere il nostro posto. Ben venga, noi dobbiamo, come ho detto all'Assemblea federale, al Congresso federale, noi dobbiamo essere funzionali al movimento. Qualsiasi persona qui presente è funzionale al movimento. Noi dobbiamo lavorare per il movimento senza secondi fini, senza interessi. Solo così andiamo e remiamo nella stessa direzione.
A me piace pensare come ai giovani padani come dei custodi, dei valori del movimento della Lega Nord e che non l'hanno mai tradita in tutto questo tempo. Perché questo è una di quelle cose che ci permette di girare a testa alta all'interno del movimento e a malincuore aver dovuto prendere nei tempi passati delle decisioni all'interno politicamente che potevano andare contro discorsi come struttura e discorsi come organizzazione. Oggi, a distanza di tempo, non ricordo più che ho detto la frase, la storia ha dato ragione al fatto che essere coerenti al movimento con il quale, per il quale ci siamo tesserati, per il quale ci siamo battuti, per il quale abbiamo lavorato per tantissimo tempo, è servito a qualcosa. È servito al fatto che abbiamo ragazzi veri, ragazzi genuini, ragazzi che fanno politica essenzialmente per i discorsi che facevo prima, per quei quattro valori, quei quattro capisaldi che non possono essere messi in vendita al di là del messaggio politico, perché io metto sempre sullo stesso piano il fatto di avere dei valori e il fatto del messaggio politico e insieme metto anche la struttura e l'organizzazione. Se c'è una cosa che noi giovani padani abbiamo avuto la fortuna di Cuneo, abbiamo avuto la fortuna di avere in provincia di Cuneo, e si parlava prima di organizzazione, si parlava del fatto di aver avuto un organizzatore nato come Giorgio Bergesio, segretario provinciale, perché gliene parlavo al PNRR. Diciamo, noi abbiamo imparato tanto dal fatto di chiamare la gente sul pullman, dal fatto di istruire i ragazzi, il fatto di andare a pescare persone dove c'erano delle situazioni un po' più difficili, l'organizzazione delle cene, la struttura, l'organizzazione. E sullo stesso identico piano del messaggio politico e dei valori, insieme alla comunicazione. Questo è importante anche. Diceva prima Daniel Barbetto, io sono solo il gestore del sito. Alla faccia, sul sito dei giovani padani della provincia di Cuneo è stato preso ad esempio, come esempio, a livello nazionale, questo te lo posso dire io personalmente, perché tanti altri non hanno nessuno che ha la costanza di stare dietro al sito, perché bisogna caricare, fare tutte cose che magari la gente che corre, che fa, non ha tempo. Giustamente non tutti possiamo essere portati a fare una determinata cosa. Dobbiamo trovare, qui sta nel compito dei coordinatori, dobbiamo trovare ad ogni ragazzo il suo collocamento, la sua vocazione, chiamiamola come volete. E qui mi ricollego al discorso di trovare il vice. Trovi sempre qualcuno per far crescere il movimento. Perché se no, dove volete che andiamo? Non possiamo mica andare da nessuna parte. Se non abbiamo un ricambio generazionale che parte dalla Lega, va all'MGP e che va allo stesso ricambio nostro dell'MGP. Dobbiamo andarci dentro. Perché in 4 anni è vero che tanta acqua è passata sotto i ponti, però è anche vero che abbiamo tanta strada davanti. E la cosa bella è che adesso, se 4 anni fa eravamo al 4%, adesso siamo al 15% e abbiamo una prateria davanti. Non dico un'autostrada perché alcuni non ce l'abbiamo ancora, un'autostrada completa, quindi dobbiamo ancora aspettare un attimino. Però abbiamo una prateria davanti e sono convinto che gli ultimi 6 mesi siano stati fondamentali per la crescita e per l'espansione del Movimento Giovani Padani a livello di Cuneo. La collaborazione con le sezioni è stata fondamentale in questo frangente qua. Il fatto di la gazebata di quest'ultimo weekend è stata bellissima per il fatto di aver visto, oltre alle foto, sui social, su tutto quello che volete, i mezzi di comunicazione, sempre per agganciare il discorso di prima, il fatto di vedere un movimento unito e coeso che lavora nella stessa direzione partendo dagli stessi paletti. Sempre i classici valori, quelli che vi dicevo prima. Teneteli sempre a mente. Queste quattro cose da tenere sullo stesso identico piano e che ci devono portare a dare sempre di più. Cioè non pensate, ci sono certi ragazzi, non pensate di entrare in una setta satanica dove questi quattro invasati hanno in mente di fare la padania e si parlano e si dicono quanto sono bravi e quanto sono belli. Siamo un movimento che probabilmente lavorando fianco a fianco con qualcuno si sta un rapporto di amicizia che va anche oltre la politica. E questo permette, come diceva bene prima Nicodemo, di avere dei rapporti di amicizia anche al di fuori, conoscere un sacco di persone. Dico, a me piace un casino fare
il coordinatore nazionale, non era nelle mie intenzioni, ma la colpa è solo sua, però sempre per quel discorso di senso di responsabilità e di attaccamento al movimento. Va bene, ci saranno altri modi per riscattarci, siamo giovani, come diciamo, perché abbassarci, come diceva prima Giumba, perché abbassarci a fare quello che potremmo fare quando possiamo avere delle sfide nuove davanti? Dobbiamo fare ancora tanto, c'è tantissimo da fare, però abbiamo anche fatto tanto. Per esempio, penso a 4 anni fa, quando sempre in quest'ottica qua, cioè adesso non sembra che 4 anni che dico le stesse identiche cose, però alla fine è quello che effettivamente poi abbiamo fatto, i risultati ci sono. 4 anni fa dovevamo scegliere, per un'ottica di scuole, dove andare, cosa fare per la consulta provinciale degli studenti di Cuneo. Questo è uno dei chiodi fissi che abbiamo sempre avuto, abbiamo avuto dei risultati anche importanti a livello di provincia, abbiamo esportato questo modello a livello nazionale e i risultati sono arrivati, perché alla fine basta solo metterci un po' di testa e un po' di convinzione in quello che si fa. Dare una slancio in più sulle scuole, dove il nostro vivaio, parliamoci chiaro, perché andiamo a fare volantinaggi, perché poi adottiamo i metodi social per andare a pescare in quel ramo lì, perché è importante andare sulle scuole. Il lavoro di Teo è importantissimo, quello sulle scuole, poi non è da sottovalutare, soprattutto poi in un'ottica di rappresentatività all'interno delle scuole, il fatto di riuscire poi a far parlare i nostri esponenti all'interno delle scuole, perché il messaggio a livello giovanile dai 15, 16, 7 anni, quando si inizia più o meno a prendere un po' di coscienza civica del fatto di essere cittadini, è un messaggio che passa al nostro, non è il messaggio di Forza Italia, non è il messaggio del PD che sono legati e che i 4 professoroni sono contenti di andare a quell'assemblea dove sono tutti in giacca e cravatta e se la raccontano dei massimi sistemi. Noi qua forse non saremmo in giacca e cravatta, però almeno abbiamo un ideale, abbiamo un movimento, che i giovani abbiano degli ideali è fondamentale. E il fatto che si impegnino fino alla fine per fare qualcosa in cui credono è una cosa che mi riempie d'orgoglio. Io 4 anni fa abbiamo iniziato questo percorso sulla consulta provinciale e mi ero portato dietro per esempio Matteo Gagliasso, no? Noi avevamo fatto il percorso inverso, avevamo già fatto candidato presidente della consulta provinciale senza ancora essere eletto nella tua scuola. Vabbè, si impara anche così, sempre meglio che iniziare direttamente in politica. E questa è stata uno dei primi momenti in cui ho visto come riuscivi sicuramente a rapportarti con le persone sicuramente in maniera migliore di me, ma ci va anche poco. Sono un po' più scontroso, io adesso riesco a fare un discorso un po' più ampio e un po' più tranquillo con tutti. Abbiamo passato tantissimi momenti insieme, passato un casino di chilometri in giro per la provincia. Il fatto di essere presente sul territorio, ovviamente l'abbiamo imparato da chi, per esempio come Alessandro Gigliovigna, come Alberto Brignone e come tanti altri ci hanno insegnato, la presenza sul territorio, come Andrea Crippa, è fondamentale. Essere presenti e non solo con la telefonata, ma questo è alla base di qualsiasi intervento, di qualsiasi associazionismo, qualsiasi associazione è alla base bisogna essere presenti. Dare il proprio contatto, farti vedere che ci sei. Lo dice sempre anche Giorgio, quando si organizza il pullman bisogna essere presenti, perché sennò tanto vale mandare gli altri la carne da gazebo, la carne da pulma, chiamiamola come vogliamo, e poi noi belli belli partiamo e ce ne andiamo in macchina. È giusto essere presenti, è giusto sentirci partecipi di questo movimento ed esserci noi in prima persona. Vuoi vedere che questa sala sia pulita esattamente dopo? Siamo noi primi coordinatori a pigliare e togliere tutte le bandiere, perché poi, quando ci saranno poi altri, faranno quella stessa cosa con noi. La ratifica, chiamiamola popolare, di questo di Matteo Gagliasso, diciamo che non ha bisogno di troppe contrapposizioni, non ha bisogno di tante parole, perché il lavoro è sotto gli occhi di tutti. In un anno e mezzo nessuno è stato imposto, ma semplicemente chi ha lavorato di più, chi è stato in grado di far vedere che era bravo, competente, che aveva voglia, che aveva anche le possibilità e il tempo per farlo. I soldi, ma a Gagliasso non mancano, ragazzi, allora abbiamo anche trovato Gagliasso, per quello. Quindi i migliori auguri con un po' di giusta emozione, perché un conto è dire dei nomi
in sede di direttivo nazionale, un conto è farli davanti ai ragazzi.